la parabola chiamata delle 10 vergini che abbiamo ascoltato fa parte di un discorso più lungo con inserite altre parabole che Gesù fece verso la fine della sua vita, che i teologi chiamano il discorso escatologico, che significa il discorso che riguarda le cose ultime. Escatologico in greco significa la cosa ultima. E riguarda le ultime cose questa parabola, perché ci insegna come dobbiamo vivere preparandoci alla conclusione della nostra vita. E il resto, tutta la nostra vita è una preparazione a delle mete intermedie che anticipano e preparano l'ultima meta. L'ultima meta è la nostra morte. Che ci pensiamo o no, che ci piaccia o no, c'è. Ci ricordate cosa dicevano gli antichi? Sicuro come la morte, ineluttabile. C'è chi si prepara in un modo, c'è chi si prepara in un altro modo. C'è chi considera la morte certa e anziché prepararsi a quell'evento, pensando che la morte sia una specie di conclusione generale, il salto in un fosso dove non c'è niente, pensano a divertirsi, a godere. Ricordate il verso famoso di Orazio: carpe, carpe, agguanta, afferra, carpe diem. La parola dies in latino di per sé significa giorno, ma può significare anche periodo, può significare anche il momento, l'attimo. Stranamente questa parola, se voi andate a San Martino nel monastero dei monaci benedettini, è proprio scritta sull'orologio sopra la fontana. Era, diciamo, un modo con cui i monaci cercavano un po' di convertire determinate posizioni di carattere pagano, battezzandole con una spiritualità cristiana. Ma c'è un verso, di uno, di un autore del 1400, uno dei più grandi del 1400, si chiamava Lorenzo il Magnifico. Gli studenti le sanno tutte queste cose. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Ricordo che quando facevo il liceo, il professore di letteratura italiana, che era anche un poeta, fra l'altro, io alzavo spesso il dito per chiedere, ma come poteva fare un uomo che era cristiano, frequentava la messa, era, diciamo, credente, scrivere queste cose? Il fatto è che non solo oggi, ma anche nel 1400 c'era gente che di fede pronunziata e manifestata esternamente sono cristiani, ma di cuore, dentro, restano pagani o diventano pagani. Sono certuni come certe ragazze che di sposarsi si sposano, però restano sposati sempre con la madre, anche uomini. Tanti ce ne sono donne felici perché il marito
il marito è rimasto sposato con sua madre. E io lo dico in maniera cruda, come sempre del resto faccio, dico, guarda che tuo marito ha sposato il tuo corpo, ma è rimasto sposato con l'anima di sua madre. Così certuni di battezzati si fanno battezzare, magari frequentano la chiesa, no? Se stanno pagani dentro, perché amano le cose del mondo, perché sono attaccati alle cose del mondo, perché sono avari, perché sono vanitosi, perché tengono alla gloria umana, vivono come se mai si dovesse morire, oppure, che in fondo è la stessa cosa, oppure vivono sapendo che si deve morire, ma che la morte consiste nel nulla. E quindi, mentre siamo qui, godiamoci tutto quello che fanno, come mi diceva, non per parlare male dei palermitani, io amo la città di Palermo. Mio padre diceva, che nella vita non sa fare come i palermitani, che hanno 100.000 lire, tanto si diceva 100.000 lire oggi, 100 euro, si mangiano, un umano pensa a Dio, no? Ricordati che Dio ti pensa se tu pensi. Dio è in questo nostro collaboratore, se noi pensiamo al futuro. E i più felici sulla terra non sono quelli che mangiano e bevono e del domani non si preoccupano, sembrano felici al momento. Ho presente in questo momento una giovane signora che a volte viene anche da noi per chiedere qualcosa, la quale se trova 50 euro non è che dice vediamo un po' come posso razionarlo, no, immediatamente tra pizzerie, patatine e capricci di vario genere se le spende, poi l'indomani va chiedendo in diverse chiese o disturba amici o altro che non può mangiare e magari piange. Ora, così come è nelle cose della terra, e nelle cose celesti. Quando arriveremo al termine della nostra vita, la nostra vecchiaia, possiamo anche, diciamo così, vivere comodamente, ben serviti, con una buona pensione, mangiare, bere e non pensare alla morte, neanche quando la morte ce l'abbiamo dietro le spalle, ce ne sono che fanno così. Poche volte in vita mia ho visto uomini o donne, moltissime non chiamano per ricevere i sacramenti, ma quando a volte propongo i sacramenti a qualcuno che è in pericolo di vita, poche volte mi hanno detto di no. Uno mi è rimasto più impresso, quasi cinico, non mi parla di queste cose. Attenzione, i medici, e me lo disse sua moglie, gli avevano dato 2 mesi di vita. Dico, guardi che non è che gli ho detto a lei a 2 mesi di vita, guardi che il tipo di intervento chirurgico che ha fatto e il tipo di patologia che ha può anche darsi che non abbia molti anni, moltissimi anni da vivere. Padre Giacomo, lei può dire quello che vuole, tutto questo non mi interessa. Mi lasci vivere in pace. Si girò e continuò a vedersi la televisione. Me ne sono andato da quella casa con le lacrime agli occhi. Ho detto, quest'uomo fra qualche settimana non ci sarà più. Ma non ci sarà più neanche la televisione. Perché passata questa vita non c'è più la televisione, c'è la visione di Dio. Ma per quelli che hanno amato Dio, per quelli che non l'hanno amato, Dio non c'è. Cosa c'è? In nulla, no? No.
la disperazione. L'inferno, attenzione, non è le fiamme, il diavolo con le corna, col cilente, con la coda lunga, con i piedi lunghi, con la faccia brutta. Non è questo l'inferno. L'inferno è la tragedia di avere visto fallita la propria vita e di essere disintegrati per sempre perché non si è raggiunta la felicità che forse si sperava potesse esistere in altro. Uno dei più grandi scrittori dell'Ottocento, Marcel Proust, nella sua opera La ricerca del tempo perduto, scrisse queste parole meravigliose. Non è che il suo libro di memorie sia un capolavoro di fede, però questa frase è bellissima. La tragedia dell'uomo sta nel fatto che lui cerca l'infinito nel finito, l'eterno nel tempo, l'assoluto nel relativo. Ma siccome il filosofo, suo collega, Proust era scrittore, ma era anche un po', non moltissimo, filosofo, il suo collega antecedente, Sant'Agostino, grandissimo filosofo, oltre che grandissimo scrittore, aveva detto: tuo Signore ci hai creato per te. È infelice il nostro cuore fino a quando non riposa in te. E quindi, se noi non cerchiamo Dio, siamo infelici, perché cerchiamo poco quando invece dentro il nostro cuore c'è la sete del mondo. E quindi prepararsi. La preparazione agli ultimi momenti della nostra vita, anzi all'eternità, è importante. Si preparano gli sportivi con gli allenamenti, si preparano gli artisti del teatro, e che preparazione ci vuole. Chi non ha fatto mai teatro non immagina cosa c'è dietro una commedia, un dramma, una tragedia, uno spettacolo ben riuscito. A volte guardo qualche spettacolo alla televisione, ma di passaggio, perché gli spettacoli televisivi non tanto mi piacciono, e dico tra me e me: ma per avere questa perfezione nei balli, per esempio, nelle coreografie, quanta fatica. Così deve essere anche la fatica per raggiungere la perfezione nelle vie del bene. Le vergini di cui parla il Vangelo siamo noi. Le vergini rappresentano la Chiesa, che è vergine ed è madre, come Maria, madre di Gesù, come il popolo di Dio. Dio, parlando del suo popolo, anzi la Bibbia, parlando del suo popolo, dice a volte madre, a volte vergine, a volte figlia, a volte sposa, a volte vedova. Le varie categorie nella Bibbia, c'è un po' di tutto. Ora, queste vergini, che sono alcune pronte e altre no, però attenzione, la Bibbia chi dice stolti? Quelli che vivono in povertà, quelli che adempiono la giustizia, quelli che fanno le cose giuste a costo di perderci. Il mondo sì, se uno è onesto, ci sono di quelli che le persone oneste li chiamano, scusate l'espressione, fissa. Ma non così la Bibbia. Per la Bibbia, stolti, che nel gergo siciliano significa fessi. Fessi sono coloro che non amano Dio e coloro che non credono in Dio. Perché? Perché anche se fanno cose grandi nella loro vita, anche se le loro opere cinematografiche, teatrali, politiche, il successo di Biden l'abbiamo sotto gli occhi, fossero grandissime,
se non hanno saputo raggiungere il meglio della loro vita, che è la vita finale, cioè il dopomorte, noi viviamo per morire, non viviamo per restare qui. Questa è la prima verità. La seconda verità: dopo la morte non c'è nulla, dopo la morte c'è Dio o la privazione di Dio. Dio per chi lo ha accettato, per chi si è preparato, per chi era pronto. Che bello prepararsi durante tutta la vita per essere pronti a incontrare Dio, come quando ci si ama nel matrimonio. Un ragazzo che ama veramente la sua ragazza, che fa? Cerca di essere più pronto possibile all'incontro di amore e a una vita di amore. Chi invece non capisce quali sono le vie dell'amore, infelice è lui e infelice rende la persona che a parole dice di amare, ma in realtà non la ama. Noi non vogliamo e non dobbiamo essere fra coloro che dicono di amare il Signore a parole. Signore, Signore. Ma coloro che fanno la volontà del Signore e vivono e gioiscono facendo quello che a Dio piace. Credo.